Buona visione da Atelier Nozze, Mastrantoni Viaggi, Mobili e Arredi TMT, Pigliacelli Auto, Salone di Bellezza Marco e Monica, la rivista degli sposi. Oggi parteciperemo ad un evento particolare. È una manifestazione tutta per gli sposi e noi ovviamente di Emozioni in Corso non potevamo mancare. Andiamo dentro a scoprire cosa ci aspetta. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean, yes and the dream was just the same. Cosa fa lei oggi qui? Ho messo in esposizione qualche mobile. I suoi mobili vengono direttamente dalla? Dalla TMT Mobili di Frosinone. Anche tu qui per questa manifestazione, per questo evento? Esattamente. Come ti sembrano queste spose? Beh, creano una bella coreografia per il nostro stand. Speriamo che ci sia molta affluenza. Come no, sicuramente. Una giornata dedicata agli sposi non poteva mancare. Non potevano mancare le autovetture, quindi. E Pigliacelli, Livio, nella persona di Pigliacelli Auto, ha portato le macchine, sperando che queste macchine piacciono a tutti. E speriamo bene che tutto vada bene. Chissà, speriamo bene, sicuramente. Ci siamo quasi, la sfilata sta per iniziare. Allora, Maria Pia, come ti senti? Sempre emozionata, perché ogni avventura ha la sua storia e è sempre più bello. È sempre più bello e i tuoi abiti sicuramente renderanno magica questa serata. Sì, le ragazze sono bellissime, sono modelle professioniste e quindi sfileranno al meglio senz'altro e valorizzeranno gli abiti in tutto i loro particolari. Credo che ci sia una coppia di sposi che sta prendendo informazioni. Andiamo. Ciao ragazzi. Ciao. Tu sei? Annalisa. Annalisa e? Stefano. Stefano, allora voi sarete la prossima coppia di sposi? Sì. Ci stanno pensando. Allora, cosa vi interessa di questa giornata in particolar modo? Gli abiti. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come. Allora ragazzi, cosa fate qui oggi? Voglio sapere da voi. Siamo prossimi sposi, quindi. Oh, perfetto, una coppia prossima al matrimonio. A quando le nozze? Il 4 settembre. Ah, il 4 settembre, proprio vicini. Allora stiamo facendo i preparativi. Sì. Say that you'll stay a little, don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine, just a little bit of love is worth a moment of your time. Knocking on your door just a little, so cold outside tonight. Io qui vedo una futura coppia di sposi, è vero? Ciao! Ciao! Tu sei? Cristina. Cristina e? Adriano. Adriano, a quando le nozze? Il 4 settembre prossimo. Ah, il 4 settembre. Allora siete venuti qui oggi per? Per dare un'occhiata a tutti gli stand per le nozze. I was one. Seven.
in sale. Come ti chiami? Ivana. Tu sei? Daniele. Daniele, siete una coppia? Sì. Intanto Ivana sta raccogliendo materiale. Deplian. Riviste, quindi la data non è poi così lontana. Beh, è tutto ancora da decidere. Intanto stiamo facendo un... prepariamo all'evento. Facciamo un primo passo. Allora, anche a voi lascio la cartolina di emozioni in corso. Grazie. Se volete, potete partecipare alla nostra trasmissione. Va bene, grazie mille. I cut off my hair, put some red on every nail on my feet. I think it's pretty. All the rooms, got a cat that I named June, obviously. I think she's happy. Friends threw some bodies into them all, and there's not one that I'm missing. Chi abbiamo qui in mezzo a tutte queste donne? Voglio sapere che cosa ci fa un tecnico audio. Comunico le varie notizie da dare in... Sì. Comunico le varie notizie. Che notizie ci sono qui da comunicare? Ecco che fra qualche secondo toccherà aprire i microfoni per dare il là a questa manifestazione. Il là a questa manifestazione. E le ragazze come ti sembrano? Hai sbirciato? No. Cerco di attenermi al mio lavoro. Com'è professionale. Bravissimo. Proviamo. Bravissimo. A dopo. You will find me, and I will guide you when your will is gone. So carry on, carry on, carry on. Whatever comes and however painful. Chi abbiamo qui? Un modello d'eccezione oggi. Ciao! Come ti chiami? Matteo Vivini. Matteo, ma tu sai cosa devi fare oggi? Te l'hanno spiegato? Cosa devi fare? Sfilare. Devi sfilare, ma fatti vedere un po' in piedi quanto sei bello. Alzati. I was waiting for so long for a miracle to come. Adesso andiamo dagli altri bambini che sono già pronti per sfilare. Bambine, allora siamo pronte qui, fatevi vedere come siete belle. Mi dite i vostri nomi? Ilaria. Ilaria? A me lo conosci? Ce lo ripeti, mica tutti lo conoscono. Beatrice, scusa. Beatrice, tu? Eleonora. Chiara. Mamma, come sono belle queste sposine. Allora, fatevi vedere, fate una bella giravolta. Forza! Oh, brave, fatevi un applauso a voi. Belle loro, sono emozionatissime. Allora, siete... vabbè, tu no. Io sono agitata. Sei agitata. Cosa si prova prima di una sfilata? Emozione. Emozione. Vogliamo sapere da te, con questo abito così bello, cosa si prova? Cosa proverai davanti a tutte quelle persone che ti batteranno le mani? Emozione. Emozione. E poi tu invece? Emozione. Emozione. Tutto emozione. E allora andiamo, che è quasi ora. Andiamo, andiamo. Venite tutte con me. Prendetevi per mano, senza che mi fate... E prendetevi per mano e venite tutte con me. Andiamo, andiamo, andiamo. È ora, è ora, è ora. Been waiting.
sono importantissime per la riuscita della sfilata, perché loro hanno contribuito, il loro aiuto prezioso nel vestire le spose. Allora, Maria Laura, oggi è una giornata impegnativa anche per te, dici? Niente, per me è la prima esperienza questa, però è emozionante anche per me, questo è vero. È emozionante preparare una sfilata, quindi vestire le ragazze con gli abiti? Sì, però è veramente bello, guarda, credimi, perché alla fine di tutto quanto è una soddisfazione, questo lo posso dire tranquillamente. But you are beautiful and you better go show it, so go look again. You gotta be true to your own if you really wanna go to the top. Do you really wanna win? Don't believe in leaving normal just to satisfy demand. Well, if you wanna get free, and if you wanna do the passionate thing, and if you wanna get smart for the sake of your heart and all. Queste collaboratrici che rimangono sempre nell'ombra, noi invece vogliamo portare alla luce il loro lavoro, perché grazie a loro le modelle riescono a portare meglio l'abito, perché voi le avete aiutate a vestirsi. Vero? Vero? Vero. Quindi cosa si prova prima di una sfilata? Emozione no, già l'hanno detto gli altri. Dici qualcosa di diverso almeno. Niente, l'attesa e boh, noi non ci capiamo. È una soddisfazione però, no? Anche perché no. È un bel lavoro, diciamo. Sì, sì, di responsabilità soprattutto. Ci dice, è la prima volta che sfili? No, non è la prima volta, sono sempre belli eventi, ben organizzati, è un piacere essere qui. Sei emozionato? Ma ormai no, non più. Senti, ma qui c'è la tua sposa? Sì, è di là. She's staring at me, I'm sitting wondering what she's thinking. Nobody's talking, cause talking just turns into screaming. Now as I'm yelling over her, she yelling over me. All that that means is neither of us are listening. Ciao, tu sei? Ciao, Eliana. Eliana, allora stai provando l'emozione di un vestito da indossare un abito da sposa, cosa si prova? Ma io diciamo che ne ho indossati tantissimi, non so se poi mi sposerò, devo dire la verità, dopo tutte le volte. Però è magnifico perché ogni stilista usa, non so, degli accessori o delle cose diverse dall'altro e quindi veramente siamo uniche, ognuna è unica e diversa dall'altro, è un'emozione bellissima. Quel giorno, il giorno delle nozze, ognuna deve mantenere la propria unicità. Certo, ovviamente, sicuramente. Qui abbiamo la nostra cara assistente che la sta aiutando. Sì. Cristina, allora il tuo lavoro è fondamentale per mandare le nostre ragazze in passerella. È un lavoro duro? Molto. Molto duro e faticoso, perché c'è un cambio d'abito. Sì, impressionante, guarda. Veloce, veloce. Baby, baby, when we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, when there, I didn't know how to follow. It's like a shot that's running around, and now my heart's there. I feel so empty and hollow. And I never give myself to another the way I gave it to you. Don't even recognize the way you. Ti chiami Martina. Martina, sei bellissima. Cosa Grazie. Si prova ad indossare un abito da sposa e sfilare davanti a tanta gente? Allora, vediamo. Vabbè, indossare l'abito da sposa è sempre un'emozione comunque, no? Per tutte le ragazze, cioè ci sentiamo delle principesse comunque, no? Giusto? Io non lo so. Come non lo so? Se me lo dici tu! Provalo! Lo proverò. Però, insomma, dopo tanto, comunque è più una routine, no? Non è più come il primo giorno che ho sfilato, insomma. Sì, fa sempre un'emozione guardarsi, comunque poi sono abiti bellissimi. Heavy money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken hearted man. I know it makes no sense.
dice? Cosa si dice prima di una sfilata? Niente. Siamo un po' emozionati. Gli argomenti quali sono? Gli argomenti, si spera di non cadere. Addirittura? Sì, sì. No, no, tranquilla, tranquilla. Sai, tu sicuramente non è la prima volta che sfili. No, 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 non è la prima volta. Faccio questo mestiere da 3 anni. Quindi sarai sicuramente abituata. Sì, sì, certo. Come ti chiami? Mi chiamo Diletta. You'll never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search. Come ti chiami? Dalila. Dalila, che emozione è in sfilare con un abito da sposa? È forte, però penso non paragonabile a quella del giorno del matrimonio. Ovviamente. Ci si abitua. Tommaso, sì. Andiamo, so che vuoi condurmi all'altare, andiamo. Andò? All'altare. Massimo una passerella giù. Terminata. Maria Pia, com'è andata questa sfilata? Penso benissimo, dagli applausi. Dagli applausi? Sembra benissimo, cerchiamo sempre di fare il meglio. Io mi sono emozionata solo a stare qui dietro le quinte, figuriamoci fuori a vedere queste modelle stupende sfilare con questi abiti. Grazie Maria Pia. Grazie a te, sei bellissima anche te. Io sono bellissima perché l'abito ovviamente è d'opera di nozze, è un abito stupendo, favoloso. Anche questa puntata è giunta al termine. Spero che anche voi siate riusciti ad emozionarvi con Emozioni in Corso. Io vi do appuntamento la prossima settimana. Un bacio. Questo programma è stato offerto da Atelier Nozze, Mastrantoni Viaggi, Mobili e Arredi TMT, Pigliacelli Auto, Salone di Bellezza Marco e Monica, la rivista degli sposi,